Andrea Sartoretti, si presentano i camp estivi 2017, un modo per continuare a stare vicini a Modena Volley. Indubbiamente è un bel giorno oggi perché presentiamo ancora una volta i nostri camp estivi che saranno al Palapanini a partire dal 12 giugno. È un momento per stare vicini ai giovani, per continuare la nostra attività, per promuovere questo fantastico sport e dare opportunità ai ragazzi che giocano a pallavolo o ai ragazzi che vogliono provare questo sport di essere vicini a noi. Ovviamente questi camp sono fatti in collaborazione anche con alcuni nostri partner, la Piper in primis, che sarà anche lo sponsor sulla maglia che daremo in omaggio ai nostri ragazzi, ai ragazzi che faranno appunto queste settimane. E quindi credo che sia un momento di aggregazione, di crescita e di opportunità per continuare a promuovere questo nostro sport. Un progetto estivo mentre state elaborando il progetto per la prossima stagione, alcuni tasselli sono già andati al proprio posto, altri devono ancora arrivare, parliamo del nodo principale, cioè quello dell'opposto che dovrà verosimilmente essere italiano. Sì, stiamo lavorando, stiamo cercando di fare come sempre nel migliore dei modi, anche perché Modena abbiamo visto che si merita una squadra che lotti per vincere, perché è una piazza che è la più importante nel nostro panorama. Abbiamo fatto vedere quanta gente, quanti spettatori, quanto entusiasmo abbiamo generato e si genera con il nostro sport, e quindi stiamo cercando di allestire nel migliore dei modi una squadra che possa essere il più forte possibile. Quello dell'opposto è un tassello che in questo momento stiamo lavorando per cercare di riempirlo nella maniera più competitiva possibile, e poi anche il resto dell'organico lo faremo nella stessa identica maniera, cercando di valutare un po' la situazione anche economica, perché comunque dobbiamo cercare di stare dentro a un certo budget. Esiste ancora la possibilità che Piano resti in giallo blu? Allora, Piano, come è stato già detto, in questo momento è ancora un giocatore nostro, dovremo valutare insieme a lui quali opportunità potranno essere migliori. Ci può essere ancora l'apertura per rimanere a Modena, bisogna vedere se ci possono essere anche altre opportunità che possono essere superiori per lui a quella attuale. Tornato e Mazzone, quanto sono vicini? Avete trovato l'accordo? Tornato e Mazzone sono molto vicini a Modena, alla possibilità che possano giocare con noi la prossima stagione, e presto, ecco, credo che ci possano essere delle novità.